Il 15 luglio la Chiesa celebra la memoria di San Bonaventura, grande figura tra i santi francescani. In occasione di questa ricorrenza abbiamo incontrato Padre Giovanni Martini, che ha illustrato il programma della prossima indulgenza della Porziuncola o Festa del Perdono di Assisi, che si celebra la mattina del 1 agosto e si conclude con il Vespro Solenne del 2 agosto. San Bonaventura è il dottore serafico dell'ordine francescano, ministro generale che ha scritto per l'ordine e per i frati la leggenda Maior, la leggenda che narra la storia e le gesta di San Francesco di Assisi. Per noi qui ad Arezzo e per la Toscana soprattutto ci ricorda un grande capitolo generale celebrato a Pisa nel 1263, dove il Beato Senigardi, sepolto nella nostra Basilica di San Francesco qui in Arezzo, compose l'Angelus Domini e da quella volta è diventato la preghiera mariana per eccellenza nel nostro ordine che si recita tutti i giorni e che il Papa ogni domenica dal balcone della sua finestra recita per tutta la Chiesa. È l'occasione anche per ricordare un altro momento particolare che la spiritualità francescana ci tiene a ricordare, è quello del 2 agosto, perdono di Assisi, l'indulgenza della Porziuncola. Francesco voleva che tutti quelli che passavano in quella cappella, nella piana di Assisi, potessero avere l'indulgenza plenaria, il perdono dei peccati. E allora è un invito che dopo la bella esperienza dello scorso anno fatta su richiesta del Vescovo di celebrare una santa messa dopo cena in onore della Porziuncola e in aiuto a tutti coloro che chiedono il perdono, soprattutto alle famiglie più lontane dalla fede, anche quest'anno vogliamo ripercorrere questo itinerario, sia il venerdì sera. Quindi la sera del 1 agosto alle 21:30 ci sarà una santa messa in basilica e il giorno dopo i sacerdoti, i religiosi saranno presenti per le confessioni e per le altre messe secondo l'orario della giornata alle 10, alle 11 e quella ormai prefestiva della domenica delle 18:30.